l'auto giusta per arrivare proprio all'Arena del Mare a Civitanova Marche sabato 24 luglio con una bella cabriolet panorama. Se è così, glielo chiediamo direttamente a lui, a Stash dei The Colors. Ciao Stash, ben trovato. Ciao David, ciao. Grazie, come stai? Ma tutto bene, immagino anche voi che in realtà quest'estate insomma segna un po' la ripartenza. Lo scorso anno musicalmente parlando è stato davvero molto difficile, però sono segnali importanti di queste date live che fanno ben sperare. Esatto, esatto David, guarda, è per noi una gioia, ogni data che si aggiunge al nostro calendario è un momento di festa per noi e per il nostro entourage, perché veramente ricordiamoci che il nostro è stato un settore abbastanza ignorato e quelli più colpiti sono stati appunto gli addetti ai lavori, quelli che lavorano dietro a un palco e magari sono veramente indispensabili per far sì che noi poi riusciamo a portare a termine un evento. Ecco, questa è una cosa, per noi è un motivo di gioia veramente riuscire a ripartire. Ovviamente non siamo a pieno regime, non dobbiamo fare l'errore di paragonare questi concerti a quelli magari del 2019, certo. Ma dobbiamo leggerne la parte positiva e la chiave di lettura più positiva è appunto quella della ripartenza, secondo me, perché veramente vedere di nuovo quelle persone che ricordiamoci che senza di loro non andiamo da nessuna parte, grazie a noi che hanno voglia, anche il pubblico ha tanta voglia di ripartire e di ritornare a godere di quelle emozioni che si provano solo a un concerto, perché possiamo vederci tutti i live in streaming che vogliamo, ma il concerto dal pomeriggio, dal drink che bevi con gli amici al pomeriggio, al soundcheck, all'inizio del concerto, fino alla fine, anche se si è seduti magari distanziati, però ecco, è un'altra cosa, Stash, è un'altra cosa, la si vive, emozioni vere, concrete, assolutamente concordiamo con noi te. Veniamo da quel mondo lì, noi siamo una band che nasce su un palco, nasce sui palchetti dei localini milanesi e arriva poi a incontrare la gente, l'amore della gente, che ripeto ancora una volta, senza della quale noi non esisteremmo come artisti, e siamo grati. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone anche della vostra radio che hanno passato il nostro pezzo e hanno abbracciato un po' il nostro progetto artistico. Addirittura qualche giorno fa è arrivata la bellissima notizia del disco d'oro di Cabriolet Panorama, che veramente per me è quello più importante, perché è una pacca sulla spalla dalle persone che ti dicono ci siamo, vai avanti così, ed è troppo bello quando decidi di fare poi quello che ti rappresenta di più senza per forza seguire delle tendenze musicali. È la cosa più soddisfacente in assoluto, perché l'amore delle persone è veramente il goal per un artista. Ti sto ascoltando davvero con grande attenzione, Stash, perché poi, come dicevi tu, no? Allora, voi di cose ne avete fatte tante, però è bello sentire proprio questa voglia che è introspettiva, e questa nessuno la potrà mai cancellare, il successo, la fama, insomma c'è questa voglia di tornare ovviamente a fare musica, quella che è nel vostro DNA, e tutto questo accadrà il 24 di luglio all'Arena del Mare di Civitanova Marche. Cosa ci aspettiamo da questo Cabriolet Panorama Tour? Allora, sicuramente cercheremo di toccare un po' tutte le tappe, le pietre miliari del nostro percorso, che parte da anni prima del nostro incontro con il grande pubblico dopo il Talent, ma ci sono stati anche dei singoli e dei dischi prima. Quindi cerchiamo di raccontare al meglio quello che è stato il nostro excursus musicale. E ti do proprio una notiziona, che è proprio delle ultime ore, che ancora non ho comunicato neanche su Instagram. Abbiamo deciso, nel rispetto delle regole del distanziamento anti-Covid, eccetera, visto che comunque saranno concerti abbastanza intimi, no? Per il limite delle persone che c'è, per il pubblico contingentato, abbiamo deciso di incontrare
con le dovute distanze e rispettando le regole e tutto quanto. Abbiamo deciso di incontrare il pubblico e dare a tutte le persone che vorranno, che hanno acquistato il biglietto, di fare una foto, di parlare, di fare quattro chiacchiere con noi dopo il concerto. Ed è secondo noi una cosa che sicuramente i fan più accaniti apprezzeranno tantissimo, ma che ci darà la possibilità anche di parlare con le persone che magari sono lì non perché sono fan sfegatati, ma hanno accompagnato la fidanzata. E secondo me questa cosa ci darà la possibilità appunto di essere vicini fisicamente ed emotivamente alle persone, certo, che decidono di investire emotivamente in noi. Bellissima, guarda questa cosa. Di farla proprio in tutte le date di questo tour. E allora, Stash e The Colors vi aspettano proprio a Civitanova Marche, tra l'altro biglietti ancora disponibili. Buona estate e soprattutto buon concerto all'Arena del Mare di Civitanova Marche. Ciao Stash. Ciao David, grazie mille.